Oggi la vita è diventata molto cara, nessuno ce la fa. O ce la fa però con molta fatica. Fino a 3 mesi fa Guido aveva un lavoro. Oggi per mangiare ha bisogno del pacco gratuito distribuito dalla Onlus Pane Quotidiano, come lui tanti altri a Milano, qui o agli empori solidari della Caritas, vittime della crisi economica innescata dalla pandemia. Non si erano mai viste, non avevano mai chiesto aiuto ai centri di ascolto delle parrocchie e hanno cominciato a bussare proprio a causa di questa crisi economica. Hanno perso il lavoro, hanno perso il reddito o hanno avuto una diminuzione drastica del reddito. Negli empori della Caritas Ambrosiana le persone più bisognose possono fare la spesa gratis con una tessera a punti rilasciata in base al reddito e alla composizione familiare. Anche persone che gli hanno chiuso le aziende o banalmente le attività commerciali, per cui quelle sono state un surplus di esigenze che non ci aspettavamo. Questa pandemia anche mi aveva rovinato tutto, ho perso tutto, ho tanti debiti in questo momento, per cui sono venuto qua in questo posto per simulare un po' di cibo per i miei figli. Senza questo aiuto qua noi non possiamo andare avanti, ecco. E da disoccupati, cassaintegrati e precari, vivere a Milano è più difficile che altrove. Qui, secondo uno studio del Codacons, la spesa è la più cara d'Italia. C'è una grande povertà diffusa di quelle che sono i quartieri periferici di Milano. C'è sempre quella fascia di popolazione che un po' viene dimenticata e secondo me non possono essere solamente le associazioni locali a farsi carico di queste persone, ecco. I volontari chiedono al governo di fare di più per quei poveri che si sentono invisibili. Stanno facendo tutto per il sud, quello qua manca tutto. C'è gente che va anche a rubare per mangiare. Io non sono arrivato a quello stadio.